Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi si riparte per Milano. Praticamente mi sembra che siano passati 8 mesi da lunedì e invece sono passati solo 2 giorni. Scusate qui, ma ho la caramella per la gola, appunto perché ogni volta che io salgo a Milano mi ammalo. È una cosa ciclica, sempre, sempre, sempre. Quindi sentirete questa voce ovattata perché ho il naso, si vede che è gonfissimo perché sono 3 giorni che me lo soffio a ripetizione. Infatti, se vi faccio vedere la mia borsa, che è questa qui, ci sono tipo 6 paia di fazzoletti perché in 3 ore non lo so. Mal di gola, ecco perché la caramella. E sono disperata. Però devo andare logicamente perché è tutto pagato, tutto spesato e mi sembra davvero brutta come cosa. Non ho la febbre, non ho niente, quindi ho detto ci vado lo stesso. Ho un po' la voce così, dettagli, un po' la faccia così, dettagli. Anzi, che stanotte ho dormito perché l'altra sera zero. Ho tirato giù questo coso per cercare un maglione decente da mettermi, non lo trovo. Quindi adesso azzarderò quello verde, anche se ho la borsa rosa cipria, non c'entra nulla. Però sentite, who cares alla fine, ok? Who cares? Tanto poi stasera mi devo cambiare. Finisco di chiudere la valigia. Tra l'altro, se mi seguite su Instagram, vi ho già fatto vedere questo cofanetto che mi è arrivato da Daniel Wellington e fa parte della nuova collezione natalizia. Sono tantissimi i modelli che potete scegliere e io ho composto il cofanetto così. Quindi questo modello qui, che ha il cinturino metallico nero, è bellissimo. E questo qui invece è l'altro che trovate nel kit, che è di cuoio bianco. La cosa bella è che sono scontati già da adesso, quindi iniziate, fate i regali, quello che volete perché sono fantastici, al 10%, ma con il mio codice sconto avete un ulteriore 15%. Ve lo scrivo adesso qui in sovraimpressione, Ila Makeup. Quindi mi raccomando, perché so che siete super amanti degli orologi, vi piace sempre come idea, quindi mi raccomando, regalate tanti orologini così la gente non arriva più in ritardo. Sono stilosi e sicuramente vi saranno stra 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 utili, perché sapete, c'è sempre quel parente che vi fa il regalo un po' gne, e invece voi dovete essere i primi a fare un regalo top. In più, con tutti questi sconti non avete scuse adesso. Vi lascio tutti i link qua sotto per maggiori informazioni, con scritto anche il codice, così avete tutto scritto. Adesso chiudo la scatola, la rimpacchetto e mi porto tutto il cofanetto in valigia con me a Milano, perché sicuramente mi sarà stra stra utile. Allora, binario 8, in teoria è già uscito. Sul treno ci starà un botto di gente che conosciamo. Giulia. Stavolta l'ho ripresa, raga. Quindi vai, sagra sede e poi si va sul treno. Che felicità! Ragazzi, non vi ho ripreso nulla sul treno, ma siamo appena scese, guardate. Tutta la gru, salutate. Io viva, mi C'è un sono arrivata po' di gente. Giulietz sta portando il mio trolley. Cavolo di trolley, Qui adesso andiamo a mangiare, poi andiamo in hotel. Mamma mia, che freddo! Giulia è tutta capelli ormai. Siamo arrivati in hotel. Stanno chiedendo per il check-in. Guardate che strano. È tipo super di design. Lì c'è un cane, un bulldog. Super diverso. Julix, come sei imprenditrice digitale? Guarda dietro che c'è la sala check-in. Qui c'è un tavolo. Qui c'è la Marti che blogga. E Valentina. Dai, su, dai. Ora non fate tutte le. Eccolo qua. Dopo facciamo un po' di foto. Eccolo il mio amico. Sono contenta, le vento alle 3:30, Molla mia quindi sushi, sì, amica. 2 giorni che veniamo, 2 giorni che prendiamo sempre lo stesso. E poi questo ho preparato per il mukbang. Allora, Coca Zero, soia, questo, apriamo la piangenese. tazza. Oh cacchio, fai come ho fatto io Ce sul lo metti treno l'altro sopra? giorno. Cioè, non ho un minimo di iniziativa questa ragazza. Immagino che se ci dicono ragazzi, sì, mi hanno detto che potevate usare il tavolo non per mangiarci. Buono, regalo, non potete capire. Eccolo qua. Ora stiamo pranzando, abbiamo preso del Gnam. sushi. Siamo arrivate in stanza. Non so perché mi sta zoomando. Perché mi stai zoomando? Cioè, io non sono mai stata in questo hotel, ma c'è un corridoio per arrivare al bagno. Cioè, devo capire sta cosa. C'è un accappatoio. Cos'è sta roba? Vabbè. Ah, questa è la doccia con tutto trasparente. Figata. Guardate che carino questo mobiletto. Così, qui c'è il lavandino. Vedi che c'è il fono? C'è anche un bel fono direi attaccato. C'è. Non è uno di quelli scrausi. Bidet, qui c'è il water col telefono. E poi vi faccio vedere la cosa più cute. A parte che anche qui abbiamo la stanza comunicante, Giulia. C'è un throwback time con il video dell'altra volta chiusa. Guardate che bello.
Cioè, a parte che ha un soffitto immenso, qui c'è la cabina armadio che useremo, appenderemo qualcosa. Qui c'è un'altra porta, cioè siamo circondate da entrate segrete. Però questa, questa è chiusa. Questi sono i lettini, saremo vicine vicine anche oggi. Oddio, Giulia che fa attività fisica, segnatevelo! E guardate la cosa più cute. Siamo entrate e c'erano questi bigliettini. Prima era così, ma Giulia l'ha fatto cascare. Ciao Ilaria, benvenuta a Milano, è un piacere averti come nostra ospite oggi. Qui trovi un kit per un super refresh, un abbraccio Mulac Team. E non abbiamo ancora visto cosa c'è dentro, ma dietro c'è il sushi di Giulia. Allora, abbiamo la nuova Trinity 3-in-1 Cream, che noi pensiamo, abbiamo ipotizzato, siano la cosa che devono presentare oggi insieme ad altre cose. Infatti il tema sarà fucsia e verde acido, quindi non lo so. Poi qui abbiamo i soliti campioncini degli ordini. Oddio, un'altra sponge, meno male. Sì, quella normale. La Shape the Way, la spugnetta che fa sempre 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 comodo. Poi abbiamo il Gentleman Mascara, sarà felice Martina che è il suo prefere. Questo è il Dumix. E poi qui c'è un rossetto liquido opaco. Oddio sì, Julie, yeah. Mi hanno ridato 01 in My Birthday Suit. Davvero? Il mio breve del mondo. Grazie mille. Adesso noi dobbiamo leggermente correre. Quindi appunto adesso ci dobbiamo assolutamente non lo so, fare una doccia e iniziare a truccarci. Giuliz, direi. Ok, direi. Appendiamo le cose e iniziamo. Allora, questo è il make up, raga. Siamo tutti nella stessa barca. Non ci piace una cosa. Cioè, il mio trucco non mi piace per niente. Sembro pallida, non lo so come andare a fare i capelli. Sto male e bla bla bla. Giuliz, fai vedere. Allora, io essere tutto, devo mettere tipo un censo qua. Ok, Marti, un po' arlequinosa, un po' così. Sì, uno piace uno di un altro, se non si vede nulla ovviamente. Ti piace? Qua davanti a me c'è il reparto internazionale, ragazzi. Tutte vlogger, influencer, non so, saranno americane. Non lo so, dell'America non lo so, sicuramente tutta Europa. Ah sì? Alle europee, possiamo europee. Ne conosco due, tre, però non ve li so dire i nomi. Le ho viste, sai, quando ricerchio. E niente, quindi vediamo come si svolgerà. Per ora è sempre di corsa. Siamo salite sul pulmino. Ho sentito taralli, chi ha i taralli? Chi ha i taralli? Chi ha i taralli? Hey guys, siamo appena entrati. C'è Siri. Ecco Julix. Qua ragazzi, entrate. Allora, siamo qui all'area ritratti, stanno facendo il fidanzato di Meli. Sei pronta, amore? Sei pronta? Pronta no, però... Dietro Marti, fantastico. Va bene, dai, aspettiamo. Mia, tutto il foglio labbra, praticamente. Mia? Guardate com'è venuto il nostro ritratto lotta tra pennelli. Chi sono io, chi è Giuliz? Tanto ha fatto una story dove si lamenta che gli ha fatto i dentoni. Ha fatto bene perché ce li hai. Cici, stiamo per andare via e questo appunto è il negozio. Adesso vi metto in super impressione la via perché non c'è scritto apparentemente, quindi non la so. Qui ci hanno dato il cadeau con tutte le novità e della skincare che io adoro. Lo sapevo perché avevo fatto uno spoiler in qualche storia due fa. Sei una sciocca. Stasera andiamo tutti insieme, tipo una cinquantina di influencer e bloggers and tutte queste cose con la blues. Non credo. Vabbè, vedremo chi c'è. Comunque facciamo una mega tavolata da Beato Te. Finalmente riusciamo ad andare. Adesso vi mostrerò la mia super tatuatrice. Tatuatrice, quando torni a Roma, bella? Ce lo sai che sei pubblica? Sì, andrai online. Presto, ci organizziamo e ti sbrano. Va bene, devo fare. Sei pronta a soffrire? Certo, sempre, con te sempre. E quindi niente.
qui se ne saranno un po' tutti e dopo ci vediamo con la papà. Siamo sul cammino del ritorno, guardate chi c'è dietro a noi. Giulia, ciao. Ciao. Vedete visto chi c'è dietro, ragazzi? E stiamo andando, eccola. Pazzucca. No, fermati. Fermati, Giulix. Giuli sta guardando le foto che le ho fatto. Dai, Giulix, sei pazzesca. Ma guarda qua come mi hai presa, sei una sciocca. Questa è la verità, eh. Instagram versus life. Potresti metterlo. Comunque siamo da Beatute qua, ci hanno messo tutta una sala per noi e stiamo aspettando il cibo. Cosa hai preso? Cosa hai preso? Io ho preso un hamburger con la mozzarella, le melanzane, chi più ha e più ne metta. Sono le 11 e vabbè, stiamo aspettando, ma ci può stare, no? Qui c'è tutta la crew. Giulia è perplessa dal piatto che le è arrivato, perché forse non si capisce. Questa è la mia mano. Vai Giulia, vai. Buona fortuna, vai, vai. Te la mangi, vai, vai, vai. Ecco la mia pizzetta, la snooker. Che poi non ho ben capito cosa c'è di preciso, però vabbè, lo scopriremo. Giulia è a quel punto. L'Ale sta iniziando. Abbiamo più o meno tutto. E si mangia. Ragazzi, Giulia mi sto scansando. Grazie mille. Tieni Marti, un bucchino. Aspetta, non toccarlo. Il famoso tirami fa il pistacchio. Vai, puoi toccarlo. Vai, affondaci il tuo. Ma stai. Ma lei me l'ha detto. Ma smetti di cosarmi. Vai, vai, mangia e dici. Allora, siamo giunti alla fine di questa giornata. Io sto per struccarmi, togliermi le ciglia finte, che è tipo quasi tutto il giorno che ce l'ho. E mi danno un fastidio tremendo perché non sono abituata. Sto mettendo a posto tutto il casino. Raga, il casino, il disagio. Mi spiace un sacco non essere stata in questa camera e non essermela goduta, perché è bellissima. Cioè, ha un soffitto tipo altissimo. Cioè non si percepisce, è bellissima. Da Beatote siamo stati benissimo, ci sono stati un po' di disguidi iniziali perché dovevamo essere un gruppo, poi ce n'è stato un altro, poi un altro e alla fine ci hanno ammassato tutti insieme, però è stata una cosa diversa, è stata una cosa bella e ve l'ho fatto vedere soltanto una piccolissima parte perché appunto non mi sembrava carino stare tutto il tempo lì a riprendere, a fare ogni singola persona che c'era, ma un po' l'avete visti, dai, siamo sempre gli stessi alla fine. E niente, quindi adesso ci strucchiamo, mettiamo a posto, domani mattina abbiamo di nuovo il treno per Roma, ragazzi che meraviglia, starò ferma almeno per una settimana dentro casa a fare le mie cose, i miei video eccetera. Devo dire che la gola va meglio, stranamente va meglio, e appunto domani abbiamo il treno alle 10, però non stiamo come le altre volte in stazione centrale come zona, quindi dobbiamo prendere la metro e fare tipo 8 fermate, mi sembra questa sia Porta Genova se non sbaglio. Siamo vicino ai Navigli, quindi insomma ci vorrà almeno una mezz'oretta di tra metro e ritardi, e prendi una metro, prendi un'altra, quindi abbiamo la sveglia presto. Onestamente non so neanche che ore siano, è l'una, tempo che finiremo tutto, sarà un po', poi Giulia mi dovrà parlare sicuramente del suo amore numero 6 di oggi. Cioè la capacità di innamorarsi di Giulia non so cosa sia paragonabile onestamente. Comunque, a parte questo, appunto, buonanotte, grazie per aver visto anche questo vlog. Giulia, di un ciao generale senza... Ciao! Ciao! E un bacione, al prossimo video.